Ehi la ciurma, io sono Mazzatess e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Spore Galactic Adventures. Non mi ricordo più assolutamente che cosa stessimo facendo. Vabbè, qua siamo su Tarantella, abbiamo un sacco di stiva con spezie, immagino, da vendere in giro, suppongo. Ah, potrei prendere un po' di rosa su Mozus Kings se non l'ho già presa. No, non l'ho presa, ok, un po' di rosa che non fa mai male. E l'altra rosa dove ce l'avevamo? Forse sul sistema binario qua in cima, vero? Fly. Su Berro. Ok. Ah, un po' di blu anche ci potrebbe servire. Che deve stare giù su Armageddon. Quindi qui. E là. No, qua è Mirillo. Andiamo qua. Su Armageddon. Impero Epox è stato distrutto. Sì, ma già da mo'. L'ho annesso io. Trasmissione arrivo dal tuo pianeta. Ah, Tarantella proprio. Oddio, allora andiamo su Tarantella, veloci. Ma non è successo niente, vabbè. Buon per loro, volete qualcosa? Non vogliamo un caso di niente. Ah, mi manca la verde, tra l'altro. Non ho più spezie verde. È possibile? Dobbiamo andare a recuperare un po' di spezie verde. Dovremmo andare anche a sconfiggere i Grox. Solo che l'unica cosa è che io i Grox avrei voluto sconfiggerli tramite terraformazione. Mi sembra la tattica più utile, diciamo. L'unica cosa è che vorrei, a tal proposito, prima arrivare su al centro della galassia. Dove invece non siamo ancora arrivati. L'unica cosa è che per passare al centro della galassia ci sono loro in mezzo. Cosa succede qua? Boh. Allora, quante rotte commerciali abbiamo? Una? Una sola? No, due, tre. Ok. Qua con i Impero vatto la pesca seroli. Allora, vorrei vedere un attimo di andare nella direzione del centro della galassia, se possibile. Mi pare che fosse di qua per andare al centro. No, non era di qua. O forse sì. Vediamo, in che braccio siamo adesso? Siamo già al centro? Sì. Allora, io vorrei parlare un attimo con i Grox, scusa un attimo, perché qua mi dice incontra i Grox, ma io li ho già incontrati. Ah, ok, me l'ha data la missione. Torna a fare rapporto sul pianeta natale, ma io li avevo già incontrati, Grox. Vabbè, GG. Andiamocene via. Ok. Perché il casino del... Ah, forse io non ho comprato il motore stellare 5, però che ho sbloccato lo scorso giro. Non so se on camera o off camera. Ma... quello potrebbe darci un buona possibilità di movimento. Allora, grandioso trovarli e poterlo raccontare in giro non è cosa da tutti. Pare che siano molto territoriali, che stiano nascondendo qualcosa. Forse riguarda il centro della galassia. Potrebbe essere giunto il momento di affrontare i Grox faccia a faccia per scoprire cosa c'è dietro. Ottimo lavoro, capitano, un'impresa stellare. Ok, allora io riparerei, commercio. Voi avete per caso il motore, quello super mega iper? O l'avevo già comprato? No, non mi pare di averlo già comprato il motore 5. O forse sì. Questo cos'è? Mega bomba. Però non è usa e getta, quindi potrei prenderla perché può sempre servire. Mega laser. Sì. Dobbiamo un po' potenziarci qua perché sennò.
Adunata non mi sembra granché. Allora, increditi kit colonia, potenziatore di fedeltà, deposito di spezie, biostabilizzatore, bioprotettore, vulcano. No, questi non ci servono più. Raggio gioioso medio, ma non serviva un Kaiser. Modificatore creatura, cerchi sul grano, colline terrestri, crateri terrestri. No. Però non mi sembrava di aver già il motore 5. Mega kit riparatore. Aspetta, allora qua mi pare che forse qua sulla mia collezione, medaglie, oggetti, strumenti, ecco, armi, ok, abbiamo preso queste altre. Ce ne mancano tra l'altro, perché c'è il missile antimateria, la bomba antimateria e il demolitore di pianeti che però sono da altre parti. Ah, ma no, questi sono quelli usa e getta comunque. Questo è quello della dunata. Mega kit riparazione, scorta di energia, riparazione AOE. Sistema di occultamento non ce l'abbiamo ancora, che sarebbe un'ottima cosa però. Missionario 5 o commerciante 5? Potrebbe essere utile utilizzare quello. Ricognitore olografico e scanner planetario, anche questo non abbiamo ancora. Ma noi volevamo. Caratteristiche astronavi, l'abbiamo comprato 5. Ah sì, l'abbiamo comprato 5. Ok, allora per commerciante 5 cosa dobbiamo fare? Commerciante, se ci sarà un sacchetto di denaro, no? Com'è che era questo forse? Mercante. È diverso mercante da commerciante. Commerciante è quello che vende, probabilmente. Terraformatore, commerciante. Ecco, stabilisci 20 rotte commerciali per ottenere la medaglia commerciante 4. Ok, allora andiamo a stabilire rotte commerciali in giro. Niente di più facile. Allora, stabiliamo una rotta commerciale qua con questo sistema. Allora, diplomazia. Vorrei stabilire una rotta commerciale con te. Ok. Poi posso farne altre in giro, ma andiamo anche dai minor. Andiamo anche dai minor, dai. Diciamo che questo è molto interessante, che se è solo spezie rossa ed è un T0. Beh, lo compriamo molto più facile, allora. Diplomazia, vorrei stabilire un rapporto commerciale con te. Ok, arrivederci, boom. Poi qui andiamo a stabilire un'altra rotta commerciale, ma andiamo su questo, dai. Andiamo su questo e vediamo un po'. Di stabilire una rotta commerciale. Salve tempo che vola, diplomazia, vorrei stabilire una rotta commerciale con te. Ah, forse perché ne abbiamo troppe con loro, effettivamente. O forse andiamo su Impero Minor, loro. O forse abbiamo raggiunto il massimo massimo. Può darsi, eh. Ma loro stanno solo su dei T0. Sì, abbiamo un po' troppe rotte commerciali. Quindi dovremmo aspettare di acquistare qualche pianeta, probabilmente. Ma qua manca un sacco di tempo. Qua manca abbastanza. Qua manca abbastanza. Qua manca abbastanza. Qua l'abbiamo appena iniziata. E questa anche l'abbiamo appena iniziata. Allora, che cosa facciamo? Potremmo andare a commerciare un po' di spezie, già che ci siamo, no? Tanto spezie ne abbiamo. Adesso vediamo un po' di commerciarla un po', in modo da prenderci quella e poi comprare l'occultamento. Saluti impero me, perché effettivamente poter passarla in mezzo potrebbe essere utile. Se si riesce, se si può. La verde 33.000 no, la rosa 37.000 no. Sono discreti come prezzi, ma non ottimissimi. E andiamo un attimo qua a vedere cosa ci dice l'impero me. Se qua vogliono comprare qualcosa. Saluti, è un piacere vederli. Allora, 37, 6, 3, no, niente. Andiamo magari dai nostri amici human qua sopra. Allora, saluti, è un piacere vedervi. Commercio. Volete qualcosa? Non volete un Kaiser? Niente. Andiamo di qua. Vedere gli imperi human. Magari se hanno qualcosa di più. Questo è un viola, tra l'altro. Spettacolo. E non vogliono niente. Ciao. Che vocina hai? Susa che hai? Facciamo un giretto qua, questo è un T1 rosso, saluti commercio, volete qualche cosa? 40.000 la verde, ottimo, allora io quasi quasi andrei a prendere dell'altra verde che abbiamo di sicuro in giro.
Qua su Airbus, lol. Allora, verde, abbiamo detto che ne abbiamo qua di verde, Bataclan. Ottimo, e poi ne avremo una ventina anche qua sotto su Mirillo. Ok. Ottimo, anzi una trentina, quindi 77, ottima cosa. Questi qua magari ne avranno fatto un altro paio nel frattempo. Sì. Perché la produzione è davvero molto rapida. Ed era qua, su Airbus, che potevamo venderla. Allora andiamo qua, vendiamo. Saluti, commercio, ti vendo tutta la verde che ho, che sono solo 79, ma credo che ti vadano bene lo stesso. Ottimo. Adesso verde non ne abbiamo più. Andiamo a vedere se per caso vogliono qualcos'altro, tipo qua, se desiderano qualche coscia. Telefono, spero che risponda qualcun altro. Qualcuno risponderà prima o poi, no? Dite. Ha smesso. Buono così. Allora, l'Astronaut Enterprise vuole vendere qualcosa, ma non, nessuno vuole niente. Possibile che nessuno voglia niente? In questo mondo di ladri? In questo mondo di ladri. Ah, qua si sono espansi un po'. Questi chi è che erano? Ah, siamo solo neutri con loro. Potremmo approfittarne per fare qualche missione mentre aspettiamo che le rotte commerciali vadano avanti. Saluti commercio, allora volete qualche cosa? Noi un Kaiser. Che dice? Ciao. Improbable. Vediamo se vogliono qualcosa e poi facciamo magari delle missioni. Così aspettiamoci, prendiamo la medaglia commerciante 5 con il dispositivo di occultamento, potrebbe essere davvero comoda. 48 ma al massimo 58, quindi mi spiace ma no. 13 non è abbastanza per la blu. Bisogna sempre fare un giro infinito qua per riuscire a piazzare un po' di spezie. Diventa sempre più complesso. Saluti, commercio. Volete per caso... Non vogliono un case di niente. Ma nessuno vuole niente, ma è possibile? Stiamo girando l'intera galassia e nessuno qua vuole niente. Abbiamo solo 34 milioni, siamo dei poveri in canna. Saluti, commercio. 37.000, ma è basso 37.000. Ma te ne rendi conto di quel che... Va, andiamo a farci dare una missione, va da loro allora. Da loro allora. Allora, Bubble. Ciao. Allora, missione, ecco cosa darmi. Un aiuto per espandere la rete biologica universale fa sempre comodo. Discutiamone. In qualità di membri del Comitato per l'Ossigeno, ok, non, noi Co-Oc, stiamo cercando di studiare ogni singolo pianeta della galassia. Potresti scendere su Caverceli e investigare? Non rinuncio mai a un'avventura, vabbè, non proprio però. Una volta raggiunto Caverceli dovrai scendere in superficie, ma prima avrai l'opportunità di equipaggiare la tua squadra di sbarco. In alcune avventure puoi portare alla superficie dei membri di squadra di volo. Torna da noi al termine dell'incarico, così potremo ricompensarti. Capito, ci si vede. Allora, noi dove dobbiamo andare? A Caverceli. Dov'è Caverceli? Di là. Ok, allora andiamo su Caverceli. Nel sistema Qualis, Eudivia, Hillary, Caverceli, Hillary. Caverceli, allora qua ci sarà una missioncina. Free Interesting Facts. Questa è nuova, ma non mi ispira molto. In these adventures, this weird head thing that you just met tells you some cool and interesting facts about Spore Galactic Adventures. Ah, ok, in questa avventura, questa strana cosa a forma di testa che hai appena incontrato ti racconta alcune cose interessanti su Spore Galactic Adventures. Quindi è una missione un po' insulsa, ma va bene lo stesso, dai. Effettivamente ho potuto leggerlo mentre caricava, così non perdevamo tempo, ma... vabbè. Eccoci! Ciao! Hi! Ciao, strana cosa a forma di testa. Oddio, che roba è? Ciao!
Oggi ti spiegherò alcune cose interessanti che puoi incontrare nella modalità avventura di Spore. Prima, se vai su audio, nella selezione dei menu in cima, seleziona qualcosa su di loro, cioè seleziona qualcosa nella lista, mettilo sotto e giralo. Poi tampero, scusi, con la velocità a cui viene riprodotto, prova. Audio nel menu selezioni. Mettilo giù e giralo, boh. Questo è come è quello che suona, cioè come suona. Non è tutto. Allora, vediamo cosa ci dice di altro. Ok, prossimo. Puoi andare nel menu selezione e cliccare Cast and Used e tutto quello che hai usato nell'avventura sarà là. Prova. Ma menu selezione cos'è, scusa? Sporopedia? No, cos'è? No, non è qua, boh. Non so di cosa stia parlando, ma vabbè. E per la cosa finale, se vai su Terraform Mode, appena a destra di Test Mode, puoi cambiare il colore, gli alberi, l'acqua e ancora di più. Provalo. Ok, è tutto per oggi. Ciao, lascia un pollice in su e porta questa avventura alla valutazione con la faccina blu, ecco. Ma si è fumato qualcosa di strano. Spero che sia stato carino. Ma fatto. Valuta questa avventura. No, non mi è piaciuta. Sinceramente mi spiace, ma non ho capito neanche cosa mi dice. Cioè, degli alberi colorati. Boh, non lo so. Torniamo al pianeta Vattelapescasseroli qua. Poi magari andiamo anche a ricaricare le batterie. Oh, guarda, sono contentissimi. Adesso possiamo allearci. Yeah! Ah, una delle navi è entrata alla base, credo quella di Babbo Natale, tra l'altro. Vediamo, volete quella? No, ma abbiamo visto prima che non vogliono un fico secco di niente. Vabbè, arrivederci, è stato un piacere. Abbiamo un po' di alleati, se non altro, in giro. Tutti un po' insulsi, ma sono pur sempre alleati. Oh, l'impero me quanto si sta espandendo. Inizia a diventare bello grossino, eh. Adesso che non posso collezionare altre spezie, ma loro vogliono qualcosa, ma non vogliono un case di niente, ma nessuno vuole niente qua, nessuno vuole della spezia. Possibile? Possibile? Boh, andiamo a farci un giro, dai, facciamo una passeggiata in giro qua per la galassia. Vediamo qua se c'è qualcuno da qualche parte. Qua c'erano Griffin, chi è che era qua? No, vai qua. Sì, Peter Griffin, salve. Hai in realtà potuto chiedergli se voleva della spezia, ma andiamo a vedere qua. Si sta espandendo anche lui, eh. Mica poco anche. Però sono contenti per noi. Ciao, c'è una cosa di cui vorrei discutere. Volete comprare? Non voglio comprare niente. Possibile. Che sistema carino. Vabbè, c'è tutte spezie rosse, però non è male. Andiamo a vedere su questo sistema qua invece cosa stanno combinando. È un blu? No, rosso. Tutto rosso è qua. Rosso, rosso, rosso. Ciao! Ha un corpo un po' staccato. Spero tu stia bene. Ah no, la blu. 20.000 è buona la blu. Sì, 20.000 è il massimo. Quindi ti vendo la blu. E poi solo un milioncino, quasi 2 milioncini, ma vabbè.
È stato un piacere, quindi anche blu venduta dovremmo andare a recuperare. Ma quanto stanno colonizzando? Mi ero perso anche quell'altro sistema. Un giallo, ma stiamo prendendo solo gialli rossi, boh. Allora, commercio, avete qualcosa che non voglio in case? Niente. Per la rossa potrei prenderci praticamente il doppio. Sì, non so chi me lo darebbe il doppio, però teoricamente potrei prenderci il doppio. Vediamo qua se c'è qualcuno che vuole qualcosa. Ma intanto che aspettiamo per comprare i sistemi. Ciao, pinguino. È un piacere vederti. Come stai? Tutto bene. Ti vendo 88 di spezie viola. Sei contento? Grazie dei 5 milioni che mi hai appena regalato. Ma io guarda, gli venderei anche le spezie rosse. Tutti siamo pieni di spezie rosse. A 8.000 non è malaccissimo. Cioè sì, ok, posso ottenerne 13.000. Però tanto di spezie rosse ne produciamo in quantità immensa, quindi vendiamo un po'. Vediamo qua se vogliono qualcosa, poi torniamo a casetta magari, perché allora, ciao bello, commercio, vuoi qualcosa? Non vuoi casi niente. Ma noi non gli abbiamo venduto, scusa, la spezia rossa un attimo fa. Vuoi dire che non l'ho venduta? Non l'ho realmente venduta? Combinato. No, no. No, non l'ho venduta. Perché? Boh. Vendi. Ok, ciao. È stato un piacere. Beh, non ho guadagnato praticamente un case di niente, ma vabbè. 800.000 spore crediti, non sono granché, ma è pur sempre comunque qualcosa. Allora, andiamo un po' in qua. No, a Tarantella. Vai a Tarantella. Prendiamo un po' di spezie rosse, ciao mozzo, ricarichiamo, dobbiamo andare a prendere un po' di verde, un po' di blu, un po' di tutto qua dobbiamo andare a prendere. No, la rosa ce l'abbiamo, vabbè, riempiamoci di rosa. Prendiamo la blu, che non avevamo più. Verde, credo che non ce ne sia ancora, perché l'abbiamo venduta pochissimo. Ah no, è già piena, oddio. Ah no, perché l'abbiamo venduta prima di fare la missione, quindi c'è stato anche tempo che si riempissero per bene 24. Sì, beh, non erano ancora tutte e due piene, ma è già qualcosa. Là che cos'è che è? Rossa, non ci interessa. Qua è rossa, non ci interessa. Qua è verde, ci interessa. No, ci sono appena stato dalla verde, vabbè. Blu, ci interessa, sì. Dechiliopo. Ok, poi qua c'è della verde. C'è della verde qua? Sì, ma poco, è solo un T2 mal terraformato probabilmente. Qua c'è della gialla, ma di gialla siamo pieni. Qua sotto andiamo a rifornarci. A infornarci con la rossa. 50, ottimo, 5, ottimo. Possiamo andare anche magari a Roblena. Altra verde non credo che ne abbiamo in giro, però non mi ricordo più in realtà. Magari su qualcosa che abbiamo conquistato di là, che abbiamo acquistato. 90, ottimo. No, vediamo un attimo se qua abbiamo della. Là quella era gialla, questa è rossa, questa è gialla, questa è verde, ottimo. Di verde ci serve. Giusto per il fatto che non siamo ancora 99. Non credo che ne dia tanto, eh. Ah, no, non ha niente. Ah, perché un T0? Ma dai, andiamo a terraformarlo. No, lo terraformeremo nel prossimo episodio. Per questo episodio credo che possa essere tutto, perché sono già passati più di 23 minuti. Io vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo col prossimo episodio. Ciao a tutti e buona giornata!